Invece prosegue sino al 13 aprile al castello di Spadafora, Fotogramma, la mostra di fotografie e video installazione inaugurata giovedì scorso. L'esposizione è organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Spadafora, il patrocinio della locale amministrazione comunale e grazie al sostegno dell'assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana. La mostra si snoda in due filoni, la parte fotografica suddivisa in tre sezioni, fotogrammi in bianco e nero, fotogrammi a colori ed estensione, la parte di video installazione invece con la presentazione dell'opera inedita Metamorfosi del fotogramma, dove l'artista, con l'utilizzo di nuovi strumenti espressivi, sperimenta la sua visione del mondo. Siamo allo sport, al calcio, il campionato. Inaugurata ieri al castello di Spadafora, Fotogramma, la mostra di fotografie e video installazione dell'artista Filippo Papa. L'esposizione a cura di Marilisa Yolanda Spironelle, organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Spadafora, il patrocinio e l'amministrazione comunale di Spadafora, e grazie anche al sostegno dell'assessorato regionale beni culturali dell'identità siciliana attraverso la sovrintendenza dei beni culturali di Messina, oltre all'associazione De Arta CAV di Pisa. Presenti al vernissage l'autore Filippo Papa, Antonio D'Amico, il vice sindaco assessore alla cultura del comune di Spadafora, Tosi Siracusa, dirigente della sovrintendenza ai beni culturali, Antonio Scibilia, presidente della Pro Loco, Laura Puleio, presidente dell'associazione culturale Iconos. Il progetto Fotogramma nasce alla raccolta The Best Works dell'artista visivo, come ama definirsi Papa, fotografo e grafico originario di Agira, diplomatisi in graphic design presso l'Accademia di Belle Arti di Catania. E adesso l'ultima pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. È stata inaugurata al castello di Spadafora la mostra Fotogramma di Alfonso Papa e rimarrà aperta al pubblico fino a metà aprile. È stata inaugurata ieri al castello di Spadafora Fotogramma, la mostra di fotografie e video installazione dell'artista Filippo Papa. A patrocinare l'esposizione la Pro Loco di Spadafora, l'amministrazione locale e l'assessorato regionale ai beni culturali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 13 aprile. Il concept di Fotogramma nasce da una mia intima ricerca progettuale legata al rapporto fra il fotogramma inteso come immagine statica, quindi semplice fotografia, e alla sua evoluzione. Quindi il fotogramma come cellula espressiva e la sua evoluzione, prima in analogico e poi in digitale, a quello che diventerà il video e dagli anni 60 in poi la video arte nello specifico. I miei lavori migliori che ho presentato in questi ultimi anni di esposizione in tutta la Sicilia, che si ricollega a quella che è la mia ricerca attuale, che è quella video installativa e di video art. Quindi un incontro fra quella che è la mia ricerca più intima e primigenia, che si ricollega a quelle che sono le mie nuove idee, le mie nuove prospettive artistiche. La convenzione con la sovrintendenza sicuramente è stato uno stimolo, perché dopo tanti anni che il castello veniva sottoutilizzato abbiamo trovato lo strumento per valorizzarlo con degli eventi culturali che in questi ultimi 3 anni si sono succeduti in maniera, diciamo, quasi costante. Considerate anche le difficoltà economiche che sta attraversando un po' tutti i comuni della Sicilia, noi cerchiamo di fare qualche sforzo per non tenerlo chiuso e soprattutto di offrire delle mostre di qualità. È una bellissima mostra di fotografia, si tratta di un giovane fotografo che viene da Agira in provincia di Enna e che io l'ho conosciuto casualmente, mi ha interessato molto il suo modo, il suo punto di vista di fare fotografia e allora abbiamo allestito questa mostra anche per farlo conoscere sia agli spadaforesi che a tutti i cittadini della provincia.